Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Stoneheart. Io sono Zerke e benvenuti in questa nuovissima puntata. E stiamo andando avanti, sempre con piccoli salvataggi prima di procedere con qualche costruzione, onde evitare qualche altro bug. E infatti adesso penso che stava andando tutto per il meglio. Qui sto costruendo una torre di controllo, sì, una di quelle torri medievali, diciamo, medievali, perché qui voglio fare una torre di controllo e qui un bel muro grande che chiude questa zona qui dove ci sono gli animali. Però da quello che ho capito gli animali hanno fame e per poter dar da mangiare agli animali dovremo far passare un altro personaggio a un nuovo lavoro del tipo... Però adesso non lo posso fare, altrimenti non costruisce nessuno. Questo qui. E serve comunque un Manson Potter. Un Manson di livello 4 e un Potter Cutter. Quindi questo qui dovrebbe diventare questo. Credo. No, questo è quello che fa la... No, anzi, questo. Quindi un farmer. Un farmer dovrebbe diventare questo, del tipo io c'ho Marco Azi e dovrei farlo diventare questo qui. Però poi noi abbiamo carenza di cibo, proviamo, testiamo. Vedete, nel delt update, attenzione, ci siamo, abbiamo raggiunto delt update. Ottimo, ho messo invece delle zucche e le carote e mi ha dato un daily update. Quindi abbiamo un nuovo personaggio, siamo arrivati a 13. 13, signore e signori. Quindi adesso devo aggiungere un nome. Vediamo chi è nella lista. Il tredicesimo è ZK. Il tredicesimo è, mi dispiace, sei donna, però almeno ci sei. È un mind 6 ottimo. Quindi ZK. Spirit basso, non ci interessa. Però ZK, io quasi quasi a te ti farei diventare un farmer, perché dobbiamo comunque andare avanti con il cibo, perché uno essendo diventato quell'altro tipo dopo a finire che non ce la fa. Quindi vediamo un po' questo cook. Per prima cosa dovremmo dargli una casa. Adesso non ce la diamo, dovrebbe fare questo tipo. Il cibo per gli animali. Lui fa il cibo per gli animali. Anche il cibo nostro. Al momento una casa noi non ce l'abbiamo, perché non possiamo nemmeno farcela, perché stanno facendo la torre di controllo che ho fatto qui. Quindi io direi che per adesso userei questo spazio qua. Facciamo così, inizia a craftare quello che ti serve. Cioè questo, questo. E poi più là faremo anche quest'altro. Quindi inizia a fare questi due attrezzi che ti servono. Ti metterei qua per adesso. Poi faremo una casa e la sposteremo. Magari una casa qui e ti sposteremo. Ti sposterò in una casa qui. O magari faremo una casa qui nell'angolo. Non lo so, forse è troppo distante. Dopo devi prendere ogni 2-3 la scala. E vabbè, per adesso andiamo così. Intanto la nostra torre si sta costruendo. Vediamo se l'ha fatti. Non ancora, quanto pare, perché starà mangiando. Però abbiamo delle pozioni temporali, buff courage. Però non ho capito, queste qui si posizionano a terra, cioè come funziona? No, non lo so, si posizionano in una zona e non lo so come si danno ai personaggi. Io sempre questo l'ho messo a terra, ma nessuno la prende. Ah, così. Quindi se faccio così... Ah, loro si curano. Ho capito. Quindi dovremmo tipo piazzarle per il paese. Se nel caso avremo un attacco che non riusciremo più a difendere. Tipo questi. Vabbè, questi sono piccolini. Ma c'è il grande che sta arrivando. E noi dovremo difenderci. Cioè, l'attiviamo per curare. Ecco, diciamo. Del genere. Prendiamo questi
queste cose che ci servono sempre. Vai, miei guerrieri, siete protetti, pieni di armature e armi super potenti. Distruggete il nemico. Bravi, miei prodi, bravi, miei prodi. Siete bravissimi. Ok, vediamo se mi ha costruito qui quello che ci serve. Ok, ce l'ha fatta. Quindi per adesso tu ti metterai qua. Oh, si è tolto. Per adesso ti metterai qui e farai il cibo per i nostri animaletti. Ok, ci siamo. Allora, lui cosa vuole? Un letto, un min bed. E mi dà 7. Sì, un min bed. Min bed ci... accettiamo, accettiamo, vediamo. Non lo so, quando arriva la notte mi inizia a allargare un po'. Forse ho sparso un po' troppe luci. E questo è il min bed e l'altro? Sì, è questo. Quindi ne craftiamo uno per il trade. E poi tornerà e si prenderà il trade. Non ho capito cosa ci dà. Comunque, allora, inizia a craftare il mangime. Questo, credo. No, cosa serve? Questo qui. Ah, animal feed. Quindi questi qua servono prima. Questo lo può cucinare per i conigli. Quello che ho capito. Però noi adesso non abbiamo pecore e galline, quindi dovrebbe fare questo. Ok, giusto? No, sheep. Quindi sì, per le pecore. Questo è per le pecore. Facciamone un 6. E questo è per pollo feed. Dovrebbe essere le galline. Però abbiamo dovuto fare non il grano, ma le farmare le cose là, come si chiamano. Allora, dobbiamo farmare. Vediamo se riusciamo a farle anche un po' così. Piccolino, piccolino. Questi i conflex, diciamo. Il mais. Come. Il mais, yeah, chiamiamolo mais. Non so se ce la faranno. Ah, boh, sono due di loro comunque. Hanno tutto questo spazio per farmare. Gli ha dato il cibo. Appena fatto, gliel'ha dato. Giusto? Sì, gliel'ha dato. Quindi loro adesso mangiano e producono lana, però a questo punto, da quello che ho capito. Non danno del cibo, mentre forse le galline daranno le uova. Perché poi con le uova possiamo cucinare. Da quello che ho visto. Fa vedere. E infatti vedete le uova fritte e servono le uova. Che daranno le galline. Ah, ce ne abbiamo già due. Quindi volendo potrei anche fare questo. Posso fare delle uova fritte. Poi vediamo qua che ci sta. Anche questo possiamo farlo. Ne facciamo una decina. 14, vai, così aumenta di livello. Vai, cucina, cucina, cucina. Questo qui come si fa? Vabbè, deve essere di livello 2, però lo possiamo fare. Dobbiamo solo aspettare che aumentiamo di livello. Ecco qua, è diventato il giorno e non lagga più. Forse, boh, troppe luci laggano, non lo so. Prima ho mandato delle persone a rompere un po' di rocce. Qui ero spawnato uno zombie gigante. Cosa vuoi tu? Mi stai guardando. Va bene. E guarda, guarda. Perché vi siete bloccati? Ah, forse manca materiale? Mancano rocce? Io mando qualcuno a fare delle rocce, allora. Ah, io già l'ho dato il... Così, vai. Penso così vada più che bene. Allora, delt update. Mi sa che ci siamo anche questa volta, vai! E siamo a 14, amici. 14, 14 personaggi. Mai arrivato a questo punto. Il 14esimo è poco di meno che... Poco di meno che... Questo è un spirit 5 e un body 6. Questo deve essere un altro guerriero. 14? Allora, vediamo, vediamo. Il 14esimo. Il 14esimo è Andrea De Luca.
Quindi Andrea De Luca. Andrea De Luca, benvenuto nella Zercopoli. Per adesso rimaniamolo lavoratore, job, diciamo, perché ci serve della pietra. Bravi miei amici, siete tre. Però vedo poca pietra, tanti materiali ma poca pietra. Ho paura perché questa è una vena di coal che serve per il nostro blacksmith. A proposito del nostro blacksmith, che sta facendo più? Non ha fatto niente più. Fammi vedere un po' il nostro blacksmith, se riesce a fare. No, questo non lo riesce a fare perché manca lo steel. Però lo steel adesso noi lo possiamo fare, giusto? Ne abbiamo tre. Sì, tre steel ingot li può fare. Vai, craft, che abbiamo bisogno di armi più potenti. Questo adesso lo può fare. Difesa 7. Noi abbiamo dato questa che è difesa 6. Facciamoci questo scudo. Cosa serve? L'iron, che adesso lo stiamo consumando per fare lo steel. E questo invece serve proprio lo steel ingot. Non so, vediamo iron. Possiamo fare altro iron. Due pezzi di iron, perché non le consuma due, ne abbiamo 5, quindi 4 ce ne servono. Ci facciamo fare anche due pezzi di iron. Questo l'abbiamo fatto, sì. Che succede? Che succede? Fammi vedere che cos'è questo. Dei lupi. Ci sono dei lupi, attenzione. Guerrieri, andate all'attacco. So che stavate mangiando. Quindi adesso se tenevo una pozione qua, la lanciavo, loro si curavano, giusto? Quindi mettere una pozione qua. Ma penso che adesso non me la mettono. Fate presto! Serve una pozione, hanno paura. Oh no, Romeo è morto! Bastardo! Romeo è morto! Cacchio, siamo di nuovo a 13! No, Romeo, sei morto! Porca loggia! Quindi se adesso faccio così... Questa è la tomba di Romeo. Mi spiace, Romeo. Dovevo aumentare. Devo mettere un altro di voi che deve proteggere la città da questi attacchi. E direi che Andrea De Luca è il migliore. Dovrai essere tu il nostro nuovo guerriero. Dobbiamo dargli subito armi più potenti. Quindi subito il nostro blacksmith si deve mettere al lavoro, ma proprio velocemente. Il nostro blacksmith deve fare subito la spada più potente. Ce ne servono 6, dai, muoviti. E un'armatura anche più potente. Quindi dai, blacksmith. Che peccato. Ok, si è messa l'armatura e tutto. E poi che sono andato a prendere? Non so perché fa avanti e indietro. Che sta combinando? Boh, si sta equipaggiando di tutto, diciamo. Allora, a questo punto... Io farei mettere tutte queste pozioni un po' sparse. Tipo una qui. Tipo una qui. Anzi, due qui. Che loro ci attaccano sempre da qua. O magari da questo lato qui. No, qua è chiuso, quindi non salgono sopra. Però magari qua giù è probabile che ci potrebbero attaccare. Adesso è notte, inizia a laghicchiare. E ne metto un'altra qui. Forse qualcuno da questo lato. Devo voglio mettere un po' sparse per tutto
il villaggio. Tanto l'abbiamo fatti. Penso che queste bastino, penso. Povero, povero piccolo, è morto. Dov'è la sua tomba? È qui. Romeo, ci mancherai. Sei stato un ottimo guerriero in tutti questi anni. Hai difeso con molta, molto coraggio il villaggio, però purtroppo ci sono stati dei nemici più forti di noi. Mi dispiace. Forse è stata un po' colpa mia che non ho dato subito al blacksmith l'ordine di costruirti un'arma migliore o un'armatura migliore. Però adesso non dobbiamo fermarci, dobbiamo andare avanti. Se si muove questo blacksmith a fare quest'arma un po' più potente. Queste che servono sono due stilingot più 22. Questa invece quanto dà? Più 28. Io aspetterei questa però. Però il blacksmith nemmeno ce la fa, perché non è di livello abbastanza alto. Quindi allora facci questa, dai. Mettila sopra. Voglio capire però dov'è il nostro blacksmith, che ci mette tutto questo tempo per fare queste cose, queste quattro cose. Dai. Spero che arrivi quanto prima il giorno, perché non ce la faccio allargare così. Allora, il nostro blacksmith Marco, che stai facendo Marco? È blacksmith di livello 4. Marco, dove stai? Dove sta? Ah, finalmente è venuto il giorno. È lui? No. Dov'è il nostro blacksmith? Voglio sapere dov'è il nostro blacksmith. È qui dentro a lavorare? No. Dov'è Mario? Eccolo qua. Hai un compito da fare, muoviti. No, non mi dire che si è bloccato il blacksmith. Allora, sì, lo tolgo. Tolgo. Vediamo se lui va al lavoro. Intanto è arrivato il daily to update. Sì, un altro. Siamo di nuovo a 14. Quindi lui, che è basso purtroppo. Che dove è spawnato? Guarda un po' tu cacchio, è spawnato. Adesso mi muore pure il bello. Scappa, 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 scappa. Scappa. Ok, è riuscito a scappare. Non ho capito perché mi va a spawnare lì giù. Vabbè. Allora, siamo di nuovo 14. Morinfo. Quindi a noi il quindicesimo è Stefano Guglielmelli. Stefano, benvenuto. Stefano Guglielmelli. Che cacchio, non mi ha scritto niente. Stefano Guglielmelli, giusto, Guglielmelli. Ok, ok, benvenuto Stefano nella nostra cittadina. Io voglio capire un po' cosa gli succede al blacksmith, quindi penso che per questo episodio sia tutto. Siamo un po' tristi per la morte del nostro caro concittadino, ma purtroppo è andata così. Chi se l'aspettava? Penso che avrà fatto l'arma. Sì, l'ha fatta.
Quindi vediamo se ci fa gli steel lingot adesso. Faccene due. Il nostro blacksmith un po' scansa fatiche. Ok, penso che adesso si è rimesso di nuovo al lavoro. No, sta andando a mangiare. Ti pareva. Quindi teoricamente avremo un nostro guerriero che dovrebbe avere la super spada. Eccola qua, più 22. Con una difesa 6 e lo scudo così. Mentre Andrea De Luca, che è appena arrivato, c'ha l'iron machete, c'ha il macete di ferro. Comunque un più 20. Quindi non è, poi non è così malaccio. Io però vorrei vedere se riesco a fargli un'armatura migliore. Tipo questa, no, mi manca sempre l'iron. E di iron ne abbiamo un bel po', quindi fai anche 3 pezzi di iron. No, sono 2, 4, 6, sì. Sì, li può fare. Vai. Se il nostro blacksmith si muove, magari forse riusciremo a fare qualcosa. Io non voglio niente, basta con queste cose. Qui hanno rimasto tutto a metà. Vediamo così. Ho capito perché, qualcosa che gli manca. Questa zona qui. Ma forse mancherà la pietra. Io l'ho mandata a prendere. Non lo so. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Invito come sempre ad iscrivervi al canale, alla pagina Facebook e quella di Google Plus. Non so se salvare. Sì, devo salvare proprio per forza che ho registrato, perché questa cosa così non mi piace. Comunque poi capirò se andrà avanti, oppure magari la butterò di nuovo giù, che forse è meglio. E fare una casa per il nostro cutter, che sta dando da mangiare ai nostri amici animali. Quindi io vi ringrazio di nuovo da Zerk, è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Oh no, c'è un attacco. Da chi? Che cacchio, vai attaccare da solo. A parte che sono bloccati però. Facciamo venire un aiuto. Dove cacchio è arrivato? Guarda quello. L'altro guerriero sta qui. Fortunatamente sono immobili questi lupi. Forse un po' buggati. Fortunatamente. Che se erano potenti come quelli di prima, era finita. Guarda quella spada com'è potente. Li distruggono. L'hanno fatta, fortunatamente. Abbiamo raccolto anche un bel po' di cose. Quindi io direi di fare così. Far venire a raccogliere tutto. Anche qua. Beh, penso che va bene così. Quindi io vi ringrazio di nuovo, se è che tutto io stacco. Ciao ragazzi.